Benissimo, benvenuti. Vedremo un primo tutorial su Blender che ho appena lanciato. Userò questo Keycast W, quindi, che permetterà di vedere tutti i tasti premuti. Qui è importante distinguere se premo tasto destro, vedete R-click, o tasto sinistro, o se muovo, vedete Mouse Wheel Up, vuol dire la rotellina che sale e scende, e altre cose simili, quindi vedrete con più tranquillità quello che succede. Cerchiamo di essere il più veloci possibili, ma esaurienti per un tutorial. Quindi Blender difficile da usare, soprattutto perché c'ha tanti comandi e sono poco intuitivi. In particolare il comando di selezione è sicuramente uno dei più discussi. Per selezionare, vedete che la cosa fondamentale di Blender è che c'è una finestra dove c'è la scena in cui noi componiamo i nostri oggetti. E in questa scena ci sono almeno, dunque vediamo, c'è una luce, c'è un cubo iniziale, c'è una telecamera e poi vedete che e sono le cose, diciamo, vere che esistono, no? E poi ci sono dei punti di riferimento. Beh, tra l'altro discutiamo anche un attimo cosa servono. Allora, il cubo ovviamente è la figura che stiamo cercando di costruire. La luce servirà poi per vedere un po' come si verrà illuminato se si fanno delle foto, oppure se si fanno delle animazioni, ma anche e soprattutto la telecamera fa vedere dal punto da cui si riprenderà facendo la foto. Quindi in realtà l'unico oggetto vero è il cubo e poi eventualmente di tanto in tanto si scattano delle foto, si fanno delle riprese attraverso la telecamera usando la luce che viene da questa sorgente di luce. Poi per aiutare ci sono, come vedete, nella scena c'è un reticolo che ci fa vedere più o meno un piano su cui noi lavoreremo e poi ci sono, dunque c'è l'indicazione del verde che sarebbe la direzione, diciamo, sinistra e destra, rosso avanti e indietro e poi blu alto basso che è molto simile a Second Life. Ora, qui dicevo selezionare si seleziona col tasto destro. All'inizio c'è ben poco da selezionare, nel senso che potrei selezionare, vedete, col tasto destro la telecamera piuttosto che la luce, ma teniamo col tasto destro selezioniamo il nostro cubo. Lo possiamo spostare, lo spostiamo come in Second Life, trascinandolo nelle tre direzioni, in alto e così via, oppure ecco qui c'è la primissima cosa che si impara e sono alcune combinazioni di tasti. Allora noi possiamo muovere il nostro oggetto anche premendo la combinazione di tasto G, che vuol dire grab. Quindi se noi facciamo G, vedete che io muovo il mio oggetto. Ho premuto G, però se dico GX vedete che l'oggetto si può muovere solo lungo la direzione X, quindi GX lo muovo lungo la direzione X. Quando sono contento faccio tasto sinistro per confermare oppure tasto destro per fare annullamento. Qui abbiamo CTRL Z che torna all'inizio, quindi noi possiamo fare CTRL Z e tornare sicuramente alla situazione originale. Anche per tornare assolutamente all'inizio posso fare CTRL N, CTRL N, oppure da qua File, New e posso praticamente tornare a quello che è la scena di partenza che è il nostro cubo. Okay? Ora abbiamo detto GX, GY, anzi GX, GY, GZ per spostarlo lungo le tre traiettorie. Abbiamo anche la possibilità di ruotare l'oggetto attorno a se stesso, con ad esempio facciamo RZ e lo ruota praticamente attorno alla Z, e poi se voglio cancellare faccio il tasto destro che fa la cancellazione e così via. Ma cerchiamo di non fare le cose troppo complicate, ok? Quindi fondamentalmente le tre operazioni di base sono lo spostamento G, la rotazione R e poi c'è in realtà ancora lo scalamento, quindi posso fare S. Scala, che vedete che può ingrandire o ridurre il mio oggetto, tasto destro annullo, oppure scalo sempre lungo la X, vedete? Ok, dicevo qui S,
quindi scala lungo la x, quindi scala x, vedete che posso allungarlo, restringerlo, sy lungo quest'altra direzione, sz in alto o in basso, e la scalatura l'ottengo sempre muovendo il mouse, ok? Qui una cosa importante è che posso controllare, ad esempio, nella scalatura facendo scala x. Se contemporaneamente premo anche il control, vedete che si muove praticamente a scatti, cioè praticamente segue un po' la griglia. Tutte tecniche simili esistono anche in Second Life. Oppure se tengo premuto lo shift invece, vuol dire che rendo molto più lento, slow, il movimento, e serve per fare movimenti fini. Quindi control per muovere lungo la griglia e shift per muovere lentamente, ok? Poi facciamo R-click per annullare, oppure quindi tasto destro per annullare, tasto sinistro per confermare. Ora vediamo un po' la navigazione su questo oggetto. Abbiamo detto, avete visto che nella note card chiedevo a tutti di avere il tastierino numerico. Il tastierino numerico è molto utile perché permette di vedere la scena. Per esempio, con 1 del tastierino numerico, che qui segna come fine, vediamo l'oggetto fondamentalmente frontalmente. Frontalmente, ecco, però voi forse il default normale di Blender è che lo fa vedere in modalità prospettica. Vediamo un po' di capire la differenza fra la modalità prospettica e la modalità non prospettica. Qui avete visto che io ho premuto il tasto centrale del mouse e l'ho tenuto premuto per orbitare attorno al nostro cubo, che è un'attività tipica che si fa anche in Second Life, solo che in Second Life si fa con Alt tasto sinistro, e qui bisogna abituarsi, si preme il tasto destro e ci si muove. Però se ci mettiamo appunto con l'1 del tastierino numerico, che qui è segnato come End, vedete che stiamo vedendo la fronte del nostro oggetto. 3 lo vediamo da destra, questo 3 è page down, come dice qua, è la parte di destra. 7 invece è il 7 del tastierino numerico, lo fa vedere dall'alto, okay? Adesso per oggetti così non è insomma, sembra cioè per una struttura così semplice non c'è niente da spiegare, però poi dopo può diventare interessante quando la scena diventa un po' complessa. Quindi proviamo adesso a fare una scena effettivamente un pochino più complessa. Allora, potrebbe convenire vedere la nostra scena dall'alto. Perché cosa vogliamo fare? Vogliamo fare in modo tale, vogliamo progettare non un cubo, ma per esempio un tavolo. Quindi per progettare un tavolo possiamo usare le tecniche che abbiamo già visto, quindi SX, allarghiamo il tavolo, CTRL per, vedete che lo allineiamo esattamente, e poi quindi abbiamo fatto lasciandolo, quindi abbiamo confermato, siamo riusciti ad allargare il tavolo. E se vogliamo fare SY, allarghiamo il tavolo lungo l'altra direzione e possiamo farlo per esempio così, no? Quindi che può essere su per giù, diciamo 2, 4, 6 metri per 2, cioè, non è proprio esatto, ma e questo è il tavolo visto dall'alto. E possiamo anche fare SZ e restringere sempre in modo tale che sia, abbia una struttura che sia proprio questo tavolo, ok? E poi abbiamo, questa è la parte alta del tavolo, ok? E vogliamo fare delle gambe. Allora, per fare delle gambe dobbiamo aggiungere un oggetto. Abbiamo visto che siamo partiti dal cubo originale, ma e spesso e volentieri bisogna aggiungere qualche cosa. Come si aggiunge qualche cosa? Dunque, dovrebbe esistere anche da qua una add, che però me l'hanno tolta nelle ultime versioni, ma normalmente chi aggiunge fa un shift A, cioè shift A serve per aggiungere. Quindi shift A ho premuto e si aggiunge fondamentalmente uno di questi oggetti, quindi ho un altro piano, ho un cubo. Oppure, come nel suo caso, se vogliamo fare una gamba del tavolo, faremo un cilindro. Ok? Quindi questo è il cilindro e la gamba del tavolo, che però, vedete, e ce ne accorgiamo se lo guardiamo con 7 dal tastierino numerico, evidentemente è troppo grossa.
Quindi cosa facciamo? Facciamo S e la restringiamo, magari anche col control, fino a che abbia un diciamo che così forse è troppo. Quindi la facciamo praticamente che possa essere effettivamente una gamba del tavolo e poi cerchiamo di andarla a collocare, quindi 7 la spostiamo G e la mettiamo praticamente in un angolo del tavolo, ok? E lì avete visto che l'abbiamo messa e poi dobbiamo allungarla un pochino. Per allungarla facciamo SZ, vedete che l'allunghiamo e la facciamo diventare un pochino più alta. Anche qui possiamo usare tecniche di control, eccetera. Comunque, una volta che siamo certi di avere una gamba giusta, la mettiamo e quindi abbiamo la prima gamba. Poi direte come faccio a fare le altre gambe? Allora, tasto destro, selezioniamo i vari pezzi, no? Ah, qui per vedere un po' il tavolo anche in prospettiva, cioè quindi anche le cose nascoste, faccio SZ, che mi fa vedere in filigrana tutto, e quindi posso selezionare, vedete, e uso sempre il tasto destro per selezionare i vari pezzi, okay? E l'idea è quella di duplicare. Allora, la duplicazione si fa con Shift D, quindi faccio Shift D, vedete? E poi posso già spostare la copia, premo CTRL e la sposto praticamente, per esempio, qua. Adesso qui sto andando anche un pochino a... Quindi una volta che ho trovato il punto in cui voglio spostare la gamba, faccio tasto sinistro e poi, quindi confermato, poi faccio Shift D e sposto la copia in un altro posto, qua, poi Shift D e sposto la gamba in un altro posto. Ok, quindi faccio di nuovo Z per tornare alla versione, diciamo, normale e ho costruito il mio primo tavolino. Ok, tavolino composto fondamentalmente da 1, 2, 3, 4 gambe più il piano del tavolo. Ora, essendo un corso molto base, questo almeno nelle prime lezioni non faremo niente di sofisticato, vi accontenterete un po' di queste cosine, però è già un punto di partenza, così come in Second Life si partiva dal cubetto e poi pian piano si arrivavano a delle cose più complicate. E facendo così, notate che stiamo facendo più o meno come si fa in Second Life, e voi direte perché devo usare Mesh e Blender per fare questo? Ma appunto, come dicevo, si parte dalle banalità per poi arrivare a qualcosa di un pochino più sofisticato. Dicevo, conviene anche qua linkare tutto insieme. Come si fa a linkare tutto insieme? Più o meno come in Second Life, cioè si seleziona col tasto destro la gamba, con lo shift, gamba, e poi la testata del tavolo, e poi qua l'equivalente del link è join, ed è un Ctrl J. Quindi CTRL J avete fatto il vostro primo oggetto completo. Quindi questo è, diciamo, il tavolo. Ora, perché sia poi effettivamente anche un tavolo, vedete che qui si chiama cubo, bisognerà poi cambiargli nome. Qua vedete che qui c'è scritto cubo, ma noi se facciamo doppio clic qua, possiamo dire tavolo. E quindi effettivamente noi siamo posizionati sul tavolo e qua in cima abbiamo praticamente la nostra struttura. Vedete che la scena è composta dalla camera che era quella lì, la possiamo selezionare. Tra l'altro qui si seleziona col tasto sinistro. La lampada che è quella lì, sto premendo il tasto sinistro, e il nostro tavolo. Ora, come piccolissimo esercizio, potete provare a fare una sedia. La sedia la potete ottenere costruendo sempre un po', come abbiamo visto, insomma, un insieme di cubi, quindi sempre selezionando il tutto e duplicando, eccetera. Ovviamente qui stiamo facendo un piccolo corso estremamente elementare,
E proviamo a vedere di rifarlo anche insieme. Non so, una sedia la facciamo magari molto semplice, quindi cosa facciamo? Ci spostiamo un attimo in un altro punto, quindi qui usiamo il tasto sinistro. Il tasto sinistro non seleziona ma sposta questo cursore ed è il punto in cui quando faremo Shift A comparirà il nostro oggetto. Quindi facciamo Shift A e inseriamo un piano. Quindi questo piano, forse no. Facciamo Shift A e inseriamo un cubo, ok? Il cubo lo schiacciamo un attimo, quindi facciamo SZ, perché lo schiacciamo? Perché questo qui vogliamo farlo diventare, diciamo, il piano della sedia, quindi lo portiamo un po' più avanti. Quindi qui ecco, manovriamo con 7. Con 1 lo vediamo frontalmente, 3 lo vediamo di lato, 7 dall'alto. Quindi la sedia, vedete che adesso effettivamente è forse sì, questo potrebbe essere un piano. Vediamo se si infilerebbe sotto il tavolo. No, quindi dobbiamo farlo un pochino più basso. Ok, quindi questa qui si infilerebbe e comunque questa qui sarebbe la nostra piano della sedia. Ok, facciamo le gambe. Le quattro gambe della sedia, e magari invece di farle cilindriche, le facciamo ancora coi cubi. Quindi, come fare per fare coi cubi? È molto semplice. Andiamo semplicemente, quindi andiamo magari anche qua. Ok, andiamo alla veduta dall'alto e poi facciamo Shift A. Per inserire un cubo che diventerà il nostro, diciamo, la nostra gamba della sedia. Quindi lo facciamo piccolino, facciamo Z per vederlo. Ci muoviamo con il mouse per avvicinarci. E poi qua abbiamo una cosa interessante, è che possiamo anche muovere la scena con Shift, il tasto centrale del mouse, ok, per averla più vicina, e poi con la rotellina ancora, insomma, ci muoviamo, navighiamo. Ok, quindi questo qui lo mettiamo a un'estremità. Possiamo usare anche il trucco del ok, e quindi questa diventa praticamente l'inizio della nostra gamba. Allora, finché sia veramente la gamba, dobbiamo allargarla, quindi SZ, l'allarghiamo. Ok, e quindi abbiamo una prima gamba qua. Ok, beh, volendo possiamo ottimizzarla e fare SZ, farla più grande, ok, così ci copre anche la parte alta della sedia, ok? Quindi così ci facciamo già lo schienale in partenza, un pezzo dello schienale. Cosa facciamo? Duplichiamo, quindi Shift D e poi era lungo la X, ce la spostiamo e ce la spostiamo in modo tale da andare, vediamo dall'alto 7, ce la spostiamo in modo tale che sia più o meno nella parte che ci interessa e così abbiamo le due parti e poi possiamo fare in maniera simile possiamo costruire anche le altre due gambe qua sotto che dobbiamo però poi accertarsi di farle a metà, insomma, no? Quindi come facciamo per farlo? Facciamo qui una duplicazione, Shift D, X, no, Y, quindi la spostiamo e la spostiamo verso questa estremità. E poi questa gamba qua abbiamo detto ci conviene, diciamo, dobbiamo ridurla in altezza. Ora qui c'è un piccolo problema che è quello che se ragioniamo con l'SZ, no? Beh, possiamo però provare a farlo. Facciamolo, dobbiamo andare però a tentativi, quindi lo vediamo di. Ok, questa qui la vediamo con l'1 premuto, no?
la mia vista così, mettiamola al centro, ok, facciamo un SZ per accorciarla e poi la portiamo in giù. Ecco, e l'idea è quella di farla collimare, poi vedremo che ci sono dei metodi per riuscire a collimare bene le cose, ok? La prima puntata vediamo solo di ottenere questo effetto. Ok, quella lì è fatta così. Z, vedete che si vede più o meno cosa stiamo facendo. Se no, Z così. E a questo punto facciamo uno Shift D, quindi per X, sì, e ci spostiamo per fare la... No, qui non funziona. Quindi... Ho fatto escape, vogliamo vederlo di destra qua. No, quindi cos'era il frontale, la destra. Ah, sì, perché stiamo vedendo dal lato sbagliato, vogliamo vederlo da qua. Ok, quindi lo riprendiamo, Shift D, X. Lo mettiamo praticamente qui, quindi abbiamo ottenuto fondamentalmente altre due gambe della nostra sedia. Se volessimo ottenere qui mettere uno schienale, possiamo farlo in molti modi. Comunque, uno dei modi possibili è quello di prendere degli oggetti già fatti, tipo questo, lo duplichiamo, Z, Shift D. Z, ok, lo mettiamo in alto, però poi lo vogliamo ruotare in 90 gradi attorno all'asse Y. Quindi facciamo R, Y e poi 90 per averlo ruotato esattamente in 90 gradi. Quindi a questo punto possiamo prenderlo e metterlo praticamente come esempio di schienale, ok? E questo è uno schienale stupidissimo che ho fatto giusto per vedere come. E possiamo, se volessimo che parte esattamente da qui a qui, facciamo la solita cosa, SX, lo restringiamo, ok? E poi Shift D, Z, ce lo portiamo in alto e quindi abbiamo ottenuto una specie di seggiola. Adesso le mie capacità di modellazione, anche a questo livello elementare, non sono perfette, ma comunque e poi tra parentesi, chi conoscerà poi Blender a un livello più alto potrà poi anche migliorarlo. Però comunque il concetto è questo. Quindi di nuovo prendiamo tutti i nostri pezzi. Ctrl J e così abbiamo la nostra doppio clic sedia. Ok, e quindi ecco che abbiamo un tavolo e una sedia. Ora vediamo se siamo in grado di prendere questo tavolo e questa sedia. Tanto adesso essendo uniti posso... Ah, c'è una cosa che non è stata... Quindi se clicco... Ma che strano, sembra che ci sia un pezzo non collegato. Ah no, era un pezzo doppio. Errata corrige. Cancelliamo, l'ho selezionato col tasto destro, faccio cancellazione e così. Questa qui è la cosa. Quindi prendiamo questa sedia e proviamo a esportarla in OpenSim, ad esempio. Dico OpenSim giusto perché alcuni di voi sono in OpenSim e in realtà su OpenSim è più facile inserire le mesh, non c'è bisogno di tutta quella cosa. Però il procedimento con Firestorm è esattamente identico. Allora, prendiamo la sedia e per esportarla in OpenSim dobbiamo semplicemente fare export con l'ADA. Ok? A questo punto la cosa ideale è di fare
Vedete, SL più OpenSim static, quindi Second Life più OpenSim static. E poi qui gli diciamo sotto quello che abbiamo, per esempio lo mettiamo sotto documenti e qui lo chiamiamo formato DAE, chiamiamo sedia. Dai, sotto documenti, ok? Quindi prendiamoci l'indirizzo e facciamo l'export. Ok, ha fatto l'export della sedia. Andiamo qui, vedete che sono in OpenSim, non cambia niente rispetto a Second Life. Devo andare sotto, dunque qui da qualche parte c'è l'import, upload, quindi serve sotto costruisci, carica. E c'è Mesh Model. Qui mi dà un errore che posso anche ignorare. Potrò ignorarlo poi dopo. E poi sotto documenti vedete che c'ho. Dovrei averci il mio sedia.dae. Lo apro e vedete che qui. Ah, qui. Con, ci, ah, qui facciamo close. Qui vedete che si può muovere. E si vede la sedia che abbiamo progettato. Sedia 0, d'accordo, dice che va bene, facciamo il calcolo e poi l'upload. Ecco, il suo OpenSim non costa niente, qui avrebbe detto che costava un tot, facciamo upload e quindi abbiamo la sedia che se rezzo, vedete che abbiamo la nostra sedia rezzata. Ovviamente fa un po'. Diciamo non è proprio il massimo, ma è diciamo quello che ci aspettavamo di vedere. Se voglio fare la stessa cosa anche per il tavolo, facciamolo anche questo. Quindi tavolo, file, export, collada, operation preset, mettiamo static, che poi credo che lo tenga, e il tavolo, facciamo tavolo.dae, export collada. Diamo il nostro OpenSim, costruisci, carica mesh model, dobbiamo dirgli not showare, quella cosa, di non mostrarci questa cosa, e abbiamo il tavolo open, non mostrare questo messaggio perché non è interessante. Facciamo il nuovo tavolo. Calcola e carica e abbiamo il tavolo che se mettiamo qua vedete che abbiamo anche il nostro tavolo che probabilmente ok quindi eventualmente le dimensioni potrebbero non essere faccio Ctrl Shift me lo adeguo alle dimensioni che voglio e poi abbiamo il tavolo con le con la sedia. Ora, il senso di tutta questa lezioncina, facciamo riepilogo, era quello di spiegarvi i comandi più elementari di Blender, quindi torniamo in Blender, abbiamo visto più o meno questa parte che sarebbe la qui si seleziona quindi la 3D View, la chiama. La 3D View abbiamo visto che ci si può muovere con una serie di tasti, quindi o con la rotellina del mouse, tenendo la premuta ci si orbita attorno all'oggetto. In realtà anche qui ci sono un po' di trucchetti che magari dirò anche a lezione, oppure in qualche modo, ma fondamentalmente non è molto dissimile da Second Life. Tasto destro per selezionare. Tasto sinistro per mettere un cursore, Shift A per aggiungere degli oggetti. Gli oggetti principali che abbiamo visto sono il cilindro e il cubo. Il cubo vedete che adesso qui vedete che l'immagine è un po' distorta perché c'è questa prospettiva iniziale di Blender che è quella prospettica che si può disabilitare premendo il 5 del tasterino numerico e quindi diventa anche questa un po' strana ma cioè non rende la prospettiva. Quindi
Questo lo vedete anche praticamente se vado in prospettiva, vedete che le linee convergono verso un punto di fuga. Se tolgo la prospettiva, invece, sono tutte parallele. Okay? Quindi qui abbiamo visto il movimento degli oggetti nello spazio tridimensionale. Abbiamo visto che si può fare G e poi X per muoverli o Y lungo i tre assi. Abbiamo visto che si possono anche ruotare, ma questo facendo R e poi l'asse di rotazione, e poi si può anche dire un angolo tipo 45 gradi, e poi si conferma con invio oppure col tasto sinistro, CTRL Z torna indietro, e poi qui abbiamo cercato di fare con la scala, quindi S, Z, vedete di allungarlo, restringerlo, S, X per allungarlo lungo la direzione X, S, Y lungo l'altra direzione, CTRL Z, torniamo indietro. Quindi attraverso tutte delle manipolazioni di questo tipo abbiamo visto che riusciamo a costruire degli oggetti molto elementari. L'idea era quella proprio di farvi vedere come mettere dei cubi e fargli con questi cubi costruire queste cosine. La prossima lezione verterà invece sulla modalità che si chiama Edit Mode, che permetterà di editarli in una maniera un pochino più raffinata. Per oggi è tutto, ci sentiamo.